Benvenuti e bentornati su Plenoctis e siamo al sesto e forse ultimo episodio per Stray, non sono sicuro, bisogna vedere quanto dura, insomma, al massimo un altro episodio oltre a questo, credo, ma non si andrà oltre questo. Abbiamo parlato con Clementine che ci ha detto sostanzialmente che la maniera di attivare la metropolitana è quella di prendere una batteria atomica dal centro della Neco. Ci siamo infiltrati effettivamente all'interno e adesso dobbiamo superare tutto il resto della sorveglianza per riuscire a recuperare questa batteria e riportargliela, ed è quello che facciamo. Nel frattempo, come sempre, vorrei trovare tutti i ricordi che spero siano qui. Spero siano qui. Ho il timore che in realtà siano dietro, ma la città l'avevamo più o meno vista praticamente tutta, quindi non so quanto da fare, da vedere ci fosse di più. Tra l'altro questa parte stealth non mi piace per niente. Qui passiamo abbastanza tranquillamente, però poi di là lui ci dice che ha perso le chiavi. Se glielo chiediamo. Capita, fagiolo, potresti aiutarmi? Ho perso le chiavi in questa enorme fabbrica. Se caso si determini a trovare, te ne sarei eternamente grato. Quindi dobbiamo trovare le chiavi. Mi sa che non ci fa scendere assolutamente da qui. Le ha perse al piano di sotto e chissà come si raggiunge. Probabilmente da lì. Qui sopra, e poi questo ti spinge. Io spero non ci siano ricordi qua, perché questa cosa mi spinge a farlo ovviamente nella maniera più rapida. Io qua ci posso già andare. Ah, ok, aspetta. C'è questa qui. Io credo non possiamo scendere, quindi possiamo andare per forza solo lì. Quindi passare da qui. Ok, passo sotto, è lo stesso. Io spero proprio non ci siano ricordi da trovare qui, perché siamo matti? Voi qua dove stiamo? Dove eravamo prima? Ok, abbiamo creato quindi la scorciatoia, non ho da fare Souls-like questa parte. Non troveremo mai le chiavi di quel tizio, perché questa parte qui è veramente poco, poco rilassante. Ah, ok. Però voglio fare le altre cose, se ci sono. Non credo che possiamo arrampicarci sugli oggetti di qui. Quindi l'unica cosa che si può fare è fare questo. Facciamo questo, poi se ci siamo persi qualcosa poi le recupererò.
questo non si rompe. Ok. Succede se lo metto qui. Abbiamo fatto un po' di analisi della situazione, direi che questa è l'unica cosa da fare. Sulla batteria e parte della fuga, inseguimento fuga. Però a questo punto qua non abbiamo trovato ricordi, questa cosa mi preoccupa. L'abbiamo presa. Svelto, usciamo da qui prima che sbucano le sentinelle. Dobbiamo consegnare questa batteria a Clementine, perché qua si è aperto. Ah, a posto, direttamente così. Pensavo durasse di più, no, sono contento che la fase stealth l'hanno fatta durare relativamente poco. Pensavo durasse veramente di più. Di base qui allora noi abbiamo visto anche, cioè, tutti i ricordi, io non credo che ce ne siano, cioè potrebbero anche essercene altri effettivamente. Però in linea conseguenziale secondo me stanno dopo. Cioè stanno dopo la parte che questo non si riesce a riconoscere. Chissà, poi li andrò a cercare magari rifacendo il capitolo se non riesco a trovarlo. Che è successo qui? Pensate, ci sono tante dalle nostre bicocche. Ma io passo, non me ne frega. Beh, mi dai il tempo di capire? Però questa cosa, cioè, mi ha dato col tempo ad arrivare, si è girato e mi ha preso direttamente. Cos'è questo trial and error così? Starò più attento allora. E da qui poi. Cioè, poi ti messi a caso, ma fammi mettere là davanti, no? Ah, carina questa cosa. Poi riso, solo un gatto. Cioè, se quello mi fa passare questa cosa. Non è proprio fatta benissimo. Non male che avevo detto, però sono contento che la fase stealth sia durata così poco. Parlato. Dai.
Voglio capire se c'è uno spazio qui. Ah, c'è uno spazio qui. Allora posso provare a passare alla velocità della luce quando ritorno qui. Andiamo sopra. E dai, no. Però non puoi manco fa così che non riesco a vedere la telecamera. L'ho disintegrato? Distrutto tutto. Ho rotto il gioco. Perché? E no, no. Ma no, ma non ha senso questa cosa. Che vuol dire? Dove mi devo mettere? Non posso salire così. Cioè, non riesco proprio fisicamente a salire. Questa si gira. Dove passo? Ti prego non mi vedere. L'abbiamo fatta. È finita? Clem? Nessuna traccia di Clementine. Questo è quello, sembra una specie di messaggio in codice. Dovremmo giocare ai detective se vogliamo scoprire cosa le è successo. Guarda, per B12 il micio, la risposta è nella mia roba. Poi ci sono quattro simboli. Firmato Clementine, da un'occhiata. Va bene. Non vedo niente. Non vedo nulla, sei sicuro? No. Una lampada di queste qui, mi pare. Ma non questa. I miei sensori possono soltanto rilevare le sostanze chimiche inoffensive allo stato gassoso, non possono ricreare la precisa sensazione che ricordo. Proprio come me, i miei compagni non possiedono l'olfatto, quindi mi domando perché fare una cosa del genere. C'è un messaggio nascosto sotto al recipiente. Dice, sono con... Ok, sicuramente qualche altra cosa è qui. Ho trovato niente? Non vedo nulla, sei sicuro? Non c'è niente. Io mi sembrava c'era un manichino.
Aspetta. Qua mi pare che non c'è nulla. No, non siamo sicuri per niente. Ok, qua c'è un'altra cosa. Questa gemma ha un valore nella media, una bassa purezza, e Lucilio si sarebbe aggiunto artificialmente. Forse il suo bagliore serve a indicarci qualcosa. Bingo, c'è un messaggio, dice Blazer, che non mi ricordo dove sta. Sono con... Ok, questo l'abbiamo visto. Quindi abbiamo visto la pietra, ed emettitore di profumi. Serve... Questo qui non ci possiamo arrivare, però è uno di questi. Ah, forse quello là sopra. Ok. Non ho idea di cosa sia, ma il suo luccichio è ipnotico. Scusa, mi ero da un'altra parte. Non ho neanche notato il messaggio che c'è qui. C'è scritto Nightclub. Ok. Che tra l'altro non ci facevano entrare al Nightclub. Nightclub. Manca l'ultima cosa. Che sono messa qua per forza, però ora cerchiamo. Forse sul manichino. Che anticaglia da tenere in un appartamento. Così i compagni locali vedevano gli umani. Che buffo. Guarda, qui c'è qualcosa. Dice venite al. Sono con Blazer, vieni al Nightclub. Ci siamo ben fatto. Commissario Logatto. Non c'è stato di trovarlo. Non abbiamo molto tempo. Le Chat sarà sicuramente. Che Le Chat è un nome anche corretto. Sarà... L'avrà detto in francese, secondo me. Mamma mia, questa perfetta. Uscita perfetta. Nightclub. Nightclub era di qua, mi pare. Forse. Non di qua, però volevo andare a vedere se c'era qualcosa. Ma davvero? Ma figata questa cosa. Butta fuori, non fa per te, via. Vediamo che ci sarà per forza un'entrata secondaria. Lavoro solo per pulire le strade, altrimenti non andiamo insozzate, d'altronde è così che va il mondo, ma... Ah, vedi che c'era il senso, perché c'eravamo l'altra volta, non so se l'ho messo poi nel video, ma avevo fatto il giro da questa parte e c'era quindi il senso di andare da questo lato, mi sembrava strano. La tequila, come va oggi? E come ci sei arrivato fin quassù? Vuoi far festa con noi? Forza, salta dentro e serviti da bere. Se si leva faccio anche una foto. Allora, adesso riandiamo a caccia di ricordi.
però, chissà. Il barista: salve signore, accesso alla terrazza VIP è interdetto, c'è una specie di evento privato, è stata prenotata da un tale Blazer, mi pare. Ok. Sarà servito a qualcuno. Ho pagato un extra per avere i passi di stasera dal buttafuori. Lui che programma gli ologrammi nel tempo libero. Va bene. Anna. Ehi, Anna. Ok, te stai fuori proprio. A sinistra, a destra, 1 e 2, il ballo di Zegema o Zegema. Questo club fa schifo, ho provato ad entrare in quella stupida stanza VIP e mi hanno sbattuto fuori. A me, riesci a crederci? Allora ho rubato questa leva tanto per divertirmi. Se mi offri da bere ti regalo questa inutile leva, non mi serve, non voglio i miei becchi nel suo possesso, ti do da bere. Oh, grazie amico, ecco a te come promesso. Abbiamo ottenuto la leva. Dove andrà la leva? Però... Ehi gente, DJ Macci che vi parla, abbiamo inizio alla festa. La prima canzone ci è stata chiesta dal nostro più che opinabile amico, Blazer. Più che opinabile. Devo farmi fare questa cosa. Mi fai fammi fare questa cosa. Un dubbio. E siccome noi dubbi ci dobbiamo togliere per forza. Voglio andare a cercare i ricordi, pensavo che si potesse raggiungere da questo, invece no. Se scende basta, va bene. E allora da qui. Faccio premerli tutti e due. Dovrebbe essere giusto così, mi sembra l'unica cosa che posso fare. Mi pare un po' assurdo che non possa saltare lì, eh. Tre pulsanti.
Ce l'ho fatta. Tenta analisi tecnico-tattica. Un ottimo rapporto con le sentinelle. Non capisco perché tutti se ne lamentino. Vabbè, se gestisci, te fanno fare come te pare, è normale. Ah, è una trappola. Due piccioni con una fava. Non sei furbo quanto sembri, micetto. Comunque non è niente di personale. Gli affari sono affari. E gli affari sono denaro. E per me il denaro viene prima di qualsiasi amicizia o spirito di gruppo. Sono tutti vostri. Alcatraz. Questa cosa è un pochino no sense, perché fino adesso cioè, le sentinelle ci hanno sempre sparato e distrutto. Adesso perché ci dovrebbero catturare? Perché sennò la storia non va avanti. Però secondo me non è molto, molto buona come cosa. Vediamo un attimo magari se spiega per il fatto che hanno voluto prendersi anche il robottino questa volta. Però ci hanno sempre sparato, tanto lo prendevano comunque. Cioè non ha molto senso che questa volta ci catturano. Non ha proprio senso. Bastava il minimo piccolo spostamento che sennò. Prigione. E mi sa che quindi ci siamo persi le possibilità di avere i ricordi. Non ho idea di dove fossero proprio. Però qui va tutto molto bene. Ah, la sedia elettrica al robot, quindi c'è anche una prigione addirittura. Diciamo che è capita la logica. Si riesce a risalire. E di nuovo. Sa rischia. Sembra evidente. Lì è bloccato. Ok. Come ti salvo? E giustamente non abbiamo manco più chi ci converte quello che viene detto.
diventato Uncharted. Che facevano l'interazione che le prendeva lui e basta, senza fare getta via, non getta via. Adesso ci aprirà questa porta. No, questa è già aperta. Ma apre tutte le celle? Apri questa, ok. Perfetto. Ma interessante, sarebbe da ritrovare il nostro amico robottino, prima di tutto. Io qua non posso scendere. Ok, no, perfetto, si prosegue di qui. Tra l'altro c'avevamo anche la batteria atomica, che non si sa che fine fa, ecco dove è tenuto. Chiavi di tutte le porte. Non capire perché ci hanno catturato invece di ucciderci, visto che le sentinelle fino adesso ci hanno sempre ucciso. Però no. Non puoi uscire fuori senza l'inquadratura. Che il level design anche a livello di visuali è un po' così. Poi anche questa cosa che tu entri nella scatola non ti scopri mai più. Cioè, stava già lì, ma come faccio? Io ho il tempo contato per fare le cose. Lo rompo. Mo'. E vabbè, ci ho provato. Non mi fa ricominciare da capo, ti prego.
Poi stavo, vabbè, sotto al tavolo, non si sa che. Dove fai ricominciare? Che pizza! Dai, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno, non c'è bisogno di questa cosa, non c'è bisogno. Fammi ricominciare da un checkpoint, l'ho fatta la cosa. Fa, però giustamente loro per la longevità devono farlo durare il più possibile, quindi ti fanno ricominciare dall'inizio della missione, che poi è come avveniva nei giochi vecchi, per carità. Conviene che passo a sinistra forse sto giro. Dove devo andare? Voglio andare di là, così. Ho rotto tutto, di nuovo. Dai però. Guarda, qui non so proprio dove andare. Ma mi dici dove andare? Mi dici dove devo andare? Io credo di tornare indietro da lui, da quello che mi ha aiutato. Infatti, magari me lo riesce a reinnestare su. Mi sono sentito come se fossi di un uomo intrappolato nel sistema informatico del laboratorio, tutto solo, ma tu sei tornato a prendermi, non ci posso credere. Sei un bravo amico. È così bello essere di nuovo tutti insieme, ma non siamo ancora al sicuro. Dobbiamo trovare il modo di uscire, potresti aprire quella porta lì vicino, mica avevo capito che era Clementine. E infatti qua ce n'è solo uno. Che non abbiamo nemmeno ancora trovato. E non lo troveremo forse. Abbiamo quasi finito. Però qua non l'abbiamo trovato perché non si trova, nel senso che senza il robottino non c'è il ricordo, quindi probabilmente c'è adesso. Cioè è adesso da trovare. Ah, ho visto qualcosa là sopra.
visto qualcosa là sopra? Bene, adesso mi sposti col carrello, io ci vado. No, mi sposti lanciandomi. Mi sposti lanciandomi, va bene. Il concetto era più o meno quello. Le sentinelle ci bloccano di nuovo la strada, mi aiuterebbero all'istante. Forse puoi provare ad attirarle nelle celle e rinchiuderle dentro. Cosa mi vuoi far fare? Che mi vuoi far fare il gioco? Lo vedi quel tizio accasciato a terra laggiù? Lo hanno riavviato, non voglio perdere la memoria, sono terrorizzato. Infatti me lo andiamo a vedere. Questo centro di recupero mi ha giovato tantissimo, la mente chiara e luce, adesso sono un cittadino esemplare. Mi facevano... Oh, mi devi vedere. Questa è fatta. Ultimo ricordo. Ma mancano quelli prima perché non sono riuscito a prenderli. Non ho idea di dove fossero proprio. Ho girato per la città veramente tanto tempo. Povero diavolo, le sentinelle possono rivelarsi spietate per chi vi si oppone. Come temevo, lo hanno cancellato completamente. Niente più sentimenti, nessuna consapevolezza, niente più ricordi. Ti prego, non facciamoci beccare. Ah, se muori 9 volte, bello, bello. Se muori 9 volte, vite esaurite. Questa è molto carina. Abbiamo appena sbloccato il trofeo. Dobbiamo portare tutte e due. Ne dobbiamo portare tutte e due. Ma secondo me ci divertiamo. Sì. Capolavoro. Capolavoro. Questo si chiama capolavoro. Questa, meglio di così non si poteva fare, eh? Resta vigile, non siamo ancora arrivati, no? Quindi...
Beh, dimmi qualcosa, no? Se no, aspetto. Questa porta è l'unica via d'uscita dalla prigione. Credo si possa aprire dalla sala comandi laggiù. Dobbiamo riuscire ad accedervi, però. Guardiamoci attorno. Siamo fortunati, hanno lasciato le chiavi nella serratura. Balza sul retro del furgone, va bene, sì. Furgone. Canapetto. Tanto secondo me compaiono delle sentinelle all'improvviso. Prima della fine. O secondo me anzi è una fuga disperata in cui cosa non ce la fa, ma noi sì perché siamo più veloci. All'ultimo è una corsa. Per scappare fuori Clementine si sacrifica perché rimane lì a bloccare le sentinelle, ma per permetterci di aprire l'ultima via di fuga. E invece parte col furgone. Mi fai arrivare? Giustamente c'ha la petto, non ci pensavo. Filmato addirittura? Torniamo indietro verso la metro. Perché c'è chiuso? Non ce la faremo a scappare tutti con le sentinelle alle calcagne. Posso tenerlo qua davvero un po', ma tu devi andare. O più o meno è andata così, ma dobbiamo andare oltre a ogni costo, l'ho scritto io. Ok. Sei uno di nostri adesso. Non è detto che tutti raggiungano l'oltre, ma almeno uno di noi deve farlo. Chiavi della metro. Vai adesso, ti serverò nella mia RAM, piccolo oltreggioso. Però la RAM non è proprio la risposta migliore da dare, nel senso se conserva una RAM dura il tempo che dura, poi quando, poi dopo deve, cioè ti conterrò nell'hard disk, nell'SSD, in quello che gli pare disk, ma non nella RAM. E niente, qua non ci abbiamo questi ricordi qui. Vabbè. Abbiamo fatto tutto bene. Dove andrà messo la chiave? Ah sì, c'era lo spazio già da prima, ok, ok. E adesso possiamo inserire la chiave. Devo fare qualcosa qui all'armadietto? No, bisogna solo inserire la chiave. E via. Cos'era quel flash? Sala comandi.
Salve, come posso aiutarti? Tutto pulito, tutto bello. Salve, come posso aiutarti? Salve, abitante della città murata 99. Sono arrivato con la metro, non si è accorto nessuno che c'era una metro che funzionava. Walled City. Salve abitante della città murata 99. Questa porta che dà sulla superficie è sbarrata a causa della procedura di quarantena. Rivolgersi a uno degli ingegneri autorizzati all'interno della sala comandi per qualsiasi richiesta. Figata, questo è molto bello. Salve, la mia mansione attuale è pulire la finestra. Andiamo in sala comandi. Poi si scopre che l'ha creata lui questa città, lo scienziato. La sala comandi è chiusa in una specie di protocollo di sicurezza. A quanto risulta, gli umani sono i soli autorizzati a entrare. Inoltre, sempre a quanto risulta, non sono considerato un essere umano. Molto offensivo da parte del tuo protocollo di sicurezza. Forse lavorando di squadra riusciremo a varcare questo passaggio. Interagire adesso. Mi fa interagire. Bene che non posso manco spostare da qua, quindi l'ho portato lì, fine. Ottimo lavoro. Salve, la città è stata chiusa per la tua incolumità. Rivolgersi a uno degli ingegneri autorizzati. Ho capito, non mi fa premere. Prima di ricaricare il checkpoint, voglio capire se c'è altro da fare. Un doppio pannello. Ok. Lavorando di squadra, di base, distruggendo tutto. Va bene così? E adesso? Nella sala comandi dell'intera città, controllavano tutto da qui e non c'è nessuno. Però è rimasta. Ricordo di averli odiati a morte. Avevano tutto: spazi puliti, elettricità illimitata, libertà di movimento. E a cosa è servito? L'epidemia, adesso ricordo. C'era una moria, ma loro pensavano di essere al di sopra di tutto. Non hanno fatto nulla per aiutarci. Ho visto la mia famiglia morire, mi sono sentito impotente. Non ho potuto fare niente per salvarli. Ma posso ancora aiutare te. Possiamo ancora andare oltre, insieme. Porterò con me i ricordi dell'umanità e di coloro che ho amato. È dell'ultimo ricordo, ma ci mancano i tre ricordi, quelli lì. Maledizione. Apriamo tutto. Apri tutto. Ci siamo, il computer centrale.
Stando al mainframe, nessuno viene qui da anni. L'intera città è bloccata in un eterno ciclo di isolamento iniziato molto tempo fa. Se lo disattiviamo, dovremmo essere in grado di uscire. Ci toccherà riportare il resto di questi sistemi online. Questi computer contengono le informazioni che ci servono, dobbiamo accenderle. Mentre te la sbrighi, io cercherò le password dei codici cifrati per accedere al sistema. Semplice. Ha funzionato, ottimo lavoro, amico mio. Ci sono. So come spalancare la città. Qualcosa non va. Aspetta, forse possiamo aggirare il problema. Ecco, quella è la postazione che regola l'apertura della città, ma ci sono svariati livelli di sicurezza che ci impediscono di accedervi. Adesso dobbiamo fare quello che ci riesce meglio. Io farò breccia nei macchinari e tu distruggi un po' di roba. A posto così. Dove? Uno è questo, vai. Spacco tutto. Spacco, vuoi salire? Gatto, vuoi salire, per favore? Come lo disattivo? E anche questo è andato. Ah, lui deve hackerare però. Hackeriamo. C'è more in questo? Chiediamo anche questo, manca quello centrale. E lui ci arriva, ci rimane secco quanto sta cosa, attiviamo noi con l'ultimo pulsante. Non preoccuparti, posso ricaricarmi quando avremo attivato questa postazione, non è vero? Lo sappiamo tutti quanti che non è così. Ti stai piano piano spengendo. Saremo gli unici ad attivare la postazione e andrà così. Lo so io. E lo sei tu, mio caro amico. Credo che questo corpicino sia bello che è andato. È tutto ok, starò bene. Portami alla postazione. Possiamo disattivare l'allarme. Non è questa, è quella dei lock. Fatto, siamo al sicuro. Ascolta, c'è una cosa che devo dirti. Sapevo che l'energia necessaria a disattivare il sistema di sicurezza della città sarebbe stata immensa, più di quanto questo drone avesse potuto gestire. Ma con la sorveglianza fuori gioco posso assumere il controllo del sistema e spalancare la città. Infiltrandomi nel sistema potrei distruggere il mio software. Ma è una decisione che ho preso quando mi sono collegato a quel primo computer, accettando le conseguenze sarebbe implicato, come dicevo. Mi dispiace che non vedremo l'oltre insieme. Pensavo di dover preservare i ricordi dell'umanità, mantenere un legame con il passato. Ma nei compagni scorgo il futuro, e in te. Vieni, lascia che te lo tolga. Sei stato un amico e il migliore che avessi potuto desiderare, grazie.
Eh sì, abbiamo visto. Adesso possiamo premere il pulsante e spalancare tutto. No. Ma la parte finale ci fa raggiungere gli altri gatti dove abbiamo iniziato, quando abbiamo iniziato? Ah, però escono fuori pure tutti questi. No, bruciano col sole. Ah, così, così si riposa vicino al robottino. Di base possiamo uscire. Non so da dove. Bello però. Poi ancora non ha finito di aprirsi. Mazza, è grande pure la città. Stadio Olimpico. Lì ci sono ancora le tracce della pandemia. Non possiamo manco prendere, sperando che qualcuno lo riattivi. Provo a uscire dalle porte principali a questo punto. Ah, la grande porta, quella lì, non si può attivare, perché adesso però si può attivare. E infatti.
vedere se trova gli altri gatti. Ma dai, finisce così. Ah, però c'è come se ci fosse un barlumino di vita. Kula e Viv, tra l'altro era uno di... Kula e Viv stavano all'interno della discoteca. Stavano all'interno della discoteca dei personaggi. Bene, abbiamo finito Stray. Devo dire che è carino, costruito bene per essere un gioco molto semplice. Anche dal punto di vista narrativo comunque si vede che c'è una bella idea dietro, una bella costruzione soprattutto dietro che funziona e permette di arrivare alla fine comunque sentendo che il gioco è completo, cioè quello che andava fatto è stato fatto. Non ho ben capito, l'unico aspetto che mi ha un pochino che devo ragionare è sul fatto che loro non sono stati uccisi dalle sentinelle ma arrestati e fatti finire in prigione. È un po' una cosa che magari non è proprio iperverosimile, però per il resto comunque mi sembra un buon gioco. Le parti stealth so quello che sono, ma tutto il gameplay è veramente basilare, semplice, non c'ha particolari problemi, a parte una, secondo me, precisione che poteva essere fatta meglio. Ma per il resto comunque secondo me è un buon gioco. Poi svilupperò la recensione che troverete secondo me già forse oggi, se faccio uscire l'ultima puntata di domenica, e troverete anche la recensione del gioco con il voto, che non vi anticipo. E no, niente, sono abbastanza contento. Un gioco che comunque mi è piaciuto, è sicuramente sufficiente. Si vede che quando hai comunque qualcosa da dire, perché qui la narrazione c'è, le cose da dire ci sono, hai qualcosa da dire, vuoi comunque rappresentare in una maniera migliore, hai anche la tecnologia e evidentemente i soldi un po' alle spalle per farlo, effettivamente poi si riesce a fare qualche cosa. E devo dire che esteticamente è veramente molto molto bello, tutto quanto è veramente molto bello. Ci sono delle riflessioni che si possono fare, ma che secondo me comunque sono lasciate a un po', cioè sono un po' toccate, sono dei punti che vengono toccati, ma non so, delle grandi riflessioni che vengono affrontate, quindi anche dal punto di vista della complessità dei temi, non è che stiamo a chissà quale complessità, però comunque ci sono delle riflessioni, ci sono delle cose interessanti, quindi devo dire che sono soddisfatto anche da questo punto di vista. Come al solito voi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Vedete che nel frattempo scorre Sony Interactive, perché comunque sì, c'è stata però una partecipazione anche da parte di Sony e dei PlayStation Studios. Voglio solo vedere se dopo i titoli di coda c'è qualche cosina di interessante dal punto di vista di un filmato, qualche cosina, anche se non credo. Ci ha lasciato col dubbio che comunque un po' di tecnologia sia rimasta all'interno dei computer, e quindi magari anche quella minima coscienza del nostro B12 robottino, dello scienziato originario, è rimasta. Mi manca da trovare quegli ultimi tre ricordi che non ho, cioè non ho proprio idea, perché ho girato la città per cercarne uno che ero convinto che fosse l'ultimo e mancava. Mancano quei tre, non ho idea di dove possano essere. Non ho proprio idea, rifarò quel capitolo cercandoli meglio, perché non ho proprio idea. Nel frattempo finiscono anche i titoli di coda, quindi si vede che comunque sviluppatore piccolino, gioco piccolino. Vediamo se c'è qualcosa, altrimenti chiudiamo l'episodio qui. Volevo anche vedere quanto ci avevo messo come tempo, data la polemica. Vediamo un po' se mi fa vedere il salvataggio. Sala comandi 5 ore e 26, quindi 5 ore e 30 ci abbiamo messo. 5 ore e 30. Molto bene. Direi che quindi l'ultimo episodio per Stray può terminare qui. Ripeto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se l'avventura vi è piaciuta, come avete trovato anche questo finale narrativamente, che spunti vi ha lasciato, se vi ha emozionato, se vi è piaciuto comunque tutto quello che ha riguardato il gatto. Scrivetemi tutto nei commenti, ne parliamo nei commenti. E quindi noi ci vediamo al prossimo gioco.